Ciao, ragazzi, un saluto a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. E ben ritrovati a questa nuova uscita della Lancia Stratos HF, la Regina dei Rally, edizione Centauria in scala 1 8, uscita numero 8. Oggi è il primo giorno di primavera, 21 marzo 2022. Vi auguro a tutti che sia stato l'inizio di un qualcosa che possa migliorare il vostro stato d'animo e andiamo avanti. Andiamo subito a vedere cosa ci danno in questa nuova uscita. Grazie ragazzi per le iscrizioni e le visualizzazioni e a tutti quelli che non sono ancora iscritti ma mi guardano, ricordatevi che l'iscrizione non costa nulla, andate a dare un'occhiata anche alla playlist, così potete trovare altre informazioni su quello che appunto sto montando e proprio perché il canale di Michele non si occupa soltanto di far vedere quello che c'è scritto nelle istruzioni, quello che appunto ci dicono di fare, ma si occupa anche di aiutare quelli che hanno più difficoltà e quindi a non commettere possibili errori, è sottotitolato ogni mio video in 26 lingue, proprio perché non si tratta solo di guardare le immagini, ma di comprendere proprio quello che io dico. Andiamo subito a vedere. Ci forniscono di una pinzetta. Tiriamo fuori tutto e poi guardiamo quello che sono i pezzi uno per uno. Ecco qui. Ce n'è un po', eh? Tutto plastica, tranne, tranne il tubo di gomma e la retina sicuramente che è in metallo adesso facciamo un po d'ordine ci vediamo dopo ed eccoci qua ragazzi abbiamo l'airbox la reticella che poi andrà piegata con angoli di 90 gradi come vi ho detto in metallo verniciato bellissima davvero è fatta molto bene Poi abbiamo i sei tromboncini <ride> che Riccardo eh, giustamente mi dice, Michele, sembrano dei coni gelato, però vi devo dire che hanno cercato anche di fare, vedete, comunque i fori per l'aspirazione dell'aria, quelli che poi in realtà vengono creati nella rete metallica ed è anche nascosto. Sì, avrebbero potuto anche farli in due pezzi, il pezzo appunto inferiore e poi mettere sopra eh, la rete metallica da fissare. Però eh, il rischio è quello che poi non tutti riescono a montare questi modelli. Non so se vi ricordate in passato le poche rossi, io ne ho 6 o 7 se non sbaglio, e dove i Mercedes, sempre in scala 1 a 8, avevano i cerchioni da montare raggio per raggio con il tiraraggi poi si resero conto che era troppo difficoltoso per mia sfortuna e per sfortuna di molti modellisti che invece riuscivano tranquillamente a montare i raggi e anche a godersi meglio quello che era poi il prodotto finito e hanno deciso di proprio per un fatto di vendite stamparli in plastica orribili ovviamente però molti eh, riuscivano a montarli eh, quelli che avevano meno esperienza in realtà eh, erano quelli che erano in maggior numero che poi decidevano di acquistare il modello andiamo avanti comunque non sono brutti e eh, nel senso che vedremo poi il lavoro finito ciao riccardo e eh, grazie di essere iscritto al canale poi, Abbiamo detto che siamo alla reticella, abbiamo i sei tromboncini come abbiamo anche già detto. Poi abbiamo la base airbox che è questa. Abbiamo i collettori di aspirazione. Eh, chiedo scusa: abbiamo prima la base dei collettori di aspirazione, poi i collettori di aspirazione, il condotto di sfiato plastica cromata. il tubo di sfiato, il mandrino valvola a farfalla, il riavvio dell'acceleratore, corpo carburatore e corpo carburatore, perché poi questi andranno assemblati così, ma lo vedremo dopo. Allora, spostiamo tutto e iniziamo a montare. Ah, dimenticavo, non meno importanti, due serie di diti: una NP e una SP, P finale vuol dire plastica, sono tutte e due destinate ad essere avvitate nella plastica. Quindi Andiamo. Eccola qui. Un attimo solo perché vedo un perno io qua. Un attimo solo ragazzi, sto solo guardando questo perno che vedo qui. Non vorrei che hanno lasciato loro uno uno sfrido di lavorazione o che poi ci vada anche attaccato il tubo. Un attimo che controllo, ci vediamo dopo. Eccomi di nuovo qua. Mi riferivo a questo, guardate, vedete qui è questo perno che esce di plastica, che doveva essere presente qui. Però non c'è. Quindi sono andato a vedere come poi vedremo anche insieme a voi dopo se questo serviva ad attaccare qualcosa. Ecco, dovrò solo vedere alla fine se qua manca il perno, ma qualora mancasse il, il perno, nessun problema ragazzi. Basterà mettere un perno in ferro all'interno, forandolo dello stesso diametro interno di questo e lo inserisco, nessun problema. E per quello che <ride> ho dubitato un po'. Allora, andiamo a prendere questo e andiamo a inserirlo. In questa maniera, così. Vedete? Guardate bene questo. Qua abbiamo il perno. Ah beh, non ci possiamo sbagliare. <ride> C'è solo un perno. C'è solo un foro. Quindi andiamo a metterlo così. E poi mettiamo una vite SP. Adesso provo a montarne una. Se la plastica è tenera, non ci sarà necessità di creare il filetto. E io credo che non ci sia, anche perché è molto corta come vite quindi andrà bene così sì sì è morbida la plastica non serve creare il filetto perfetto giriamo adesso ci dice di prendere 1 2 e 3 1 2 e 3 ne montiamo uno insieme perché ho oh, due di queste parti fanno un corpo carburatore e poi ci vediamo dopo che li ho montati tutti. Dopo che li avrò montati tutti. Allora, prendiamo questo. Un attimo solo. Eccolo qua. Quindi questo qui. Un attimo ragazzi perché sapete che Michele ragiona <ride> ragione in diretta, ok? Uno, due e tre. Ok? E questo va qui, così. Perfetto. Perfetto. Quindi prendiamo il nostro corpo in questa maniera e vedete che qui abbiamo questo semicerchio. E questo diventerà all'interno. Così. Perfetto. Devo dirvi che a me piace tantissimo questa macchina, non ci si può aspettare in un modello in scalana 8 che costi 1000 euro, 1200 euro alla fine della collezione, che abbia tutto, tutto, tutto perfettamente riprodotto come il motore, il cruscotto. Perché se volete dovete andare a comprare o Qualcosa che costi parecchio di più, oppure scatole di montaggio dove bisogna verniciare, però non è questo, non è la stessa cosa. Queste collezioni sono fatte perché tutti volendo possono acquistarle e montare il modello. Sapete meglio di me che, se parliamo di modelli da montare, da verniciare con l'aeropenna, che sono iper dettagliati, che costano anche meno di questi in plastica. Eh, beh quanti poi alla fine sono in grado di riuscirci eh, a costruirli e a montarli e a verniciarli e ad ottenere un ottimo risultato, ecco perché ecco, sono un po' più spartane queste collezioni, però io vi garantisco che alla fine il modello farà veramente una figura meravigliosa, andiamo quindi a mettere due viti, una vite SP, aspettate sì, una vite SP per ognuno di questi, quindi ne mettiamo una e poi ci vediamo dopo, quando avrò montato anche gli altri due. Mm. Vabbè, mi ha girato un po' a vuoto. Però nessun problema, perché poi da qui non si muove più. Va bene, montiamo anche gli altri due, ci vediamo dopo. Perfetto, una volta montate tutte e tre le viti SP, una per ogni corpo carburatore, controllate solo che da quest'altra parte, non dove c'è la vite, ma dove non c'è la vite, sia completamente aderente un corpo contro l'altro. Fatto questo, prendiamo... Stavo leggendo, scusate. Allora, prendiamo i collettori di aspirazione, li mettiamo come in figura, quindi così, vedete, con le due punte che si incontrano, non aperte, le teniamo così, e andiamo a fare questo lavoro. Vedete, questi due perni, ma è spiegato perfettamente nelle istruzioni, vanno inseriti nei fori dedicati. Ecco qua. E andiamo a fissare due viti SP per bloccarli. Cercate di tenere il cacciavite perpendicolare, altrimenti lo montate storto e potreste rompere la plastica qui. Ne puntiamo solo uno e lo stringeremo dopo. Sapete che non vanno strette subito le viti, ma vanno avvitate piano piano da una parte e dall'altra. Adesso posso stringere questa. Qui è a posto. Guardate che sia schiacciato perfettamente qui contro il corpo, eh? quello sotto. Perfetto. Facciamo la stessa cosa con gli altri due ci vediamo dopo. Sono andato a smontarmi questo, vi ricordate all'inizio che una vite mi girava vuoto. Dovesse accadere anche a voi, non vi preoccupate, ricordate che ve l'avevo già fatto vedere, come creare di nuovo il filetto nella plastica se si rovina. Il filetto che dobbiamo andare a ricrearci è questo sulla sinistra. Prendiamo la vite sp la scaldiamo non la fate diventare rovente altrimenti sciogliete tutto e andiamo ad avvitare non a spingere ad avvitare eh, se la tocco adesso mi brucio la devo riscaldare Abbiamo detto così. Scusate ragazzi, un attimo solo perché devo essere sicuro. Qui si fa tutto in diretta. Questo è un ottimo modo per ricrearvi i filetti quando li spanate. Quindi... Eh, abbiate pazienza, un minuto in più, ma almeno risolvete il problema ecco qui e avvitate quando arrivate in fondo fermatevi altrimenti deformate la plastica la lasciate dentro un minuto ma anche meno tanto lei si raffredda in fretta mi raccomando soltanto non lo fate diventare rosso il metallo altrimenti rovinate tutto Ecco qui, possiamo svitarla e abbiamo ricreato il filetto. Perfetto, ci vediamo dopo, montiamo il pezzo e andiamo avanti col montaggio seguente. Perfetto, a questo punto... Prendiamo questo pezzo che abbiamo montato, lo mettiamo come in figura, vedete le viti da qui, e andiamo a montare questo in questa maniera. Ovviamente i fori sotto devono coincidere con quelli sopra, altrimenti avete sbagliato qualcosa. Un'altra informazione mi permetto di darvi. Attenzione perché le viti SP fanno il suo lavoro ma hanno il filetto veramente troppo corto quindi non esagerate ad avvitare perché strappate la plastica all'interno basterà arrivare in fondo e fermarsi andiamo adesso a mettere tre viti sp queste qui e, e posizioniamo la base air sui corpi carburatore puntiamone una stringeremo poi sempre tutto alla fine mi raccomando non mettete nessun tipo di lubrificante quando abitate le viti nella plastica. È un consiglio che mi permetto di darvi, ovviamente, il modello è vostro e fate quello che volete. A questo punto, beh, dai, comunque la sua figura la fa, eh? niente da dire, andiamo a prendere i sei tromboncini, eccoli qui, e li andiamo semplicemente con una leggera pressione. A mettere all'interno dei perni dedicati ecco qui se qualcuno vi risultasse troppo molle anche se poi questo andrà chiuso nessuno lo tocca ma basterà deformare appena appena quindi ovalizzare il perno e inserire dentro questo e avrete risolto Poi vi metterò, vi metterò un link in descrizione, andate a vederlo, perché c'è un motore Dino Ferrari, proprio montato a banco, quindi senza nessun tipo di carrozzeria intorno, dove vedrete che i tromboncini sono come questi, ovviamente hanno la retina metallica, però se avete piacere andate poi a vederlo. Eccoci qua, a questo punto andiamo poi a prendere la nostra retina e dobbiamo effettuare tre piegature dove, dove come ci dicono anche nelle istruzioni spiegate benissimo non potete sbagliarvi e dove avete i fori quindi uno qui una qui e una qui la, la potete piegare sia da un lato che dall'altro ok come partenza non c'è alcuna differenza Vediamo se serve la pinza o si riesce anche a mano. Io preferisco usare così e fate un angolo di 90 gradi. Non vi preoccupate perché poi alla fine, quando andrà inserito qua dentro, si metterà lui nella giusta posizione. Poi pieghiamo già questo che ci verrà più semplice dopo, quindi quello in fondo, non questo. Sarà molto più semplice fare così. E infine questo. Che bello. Che spettacolo. Ripeto, non vi preoccupate poi del resto perché una volta messo qua troverà la sua giusta posizione. Ecco qui. Perfetto. Adesso dovete prestare molta attenzione perché è un po' conico questo. Cioè non è che se lo giriamo così è uguale, assolutamente no. Vedete che se lo giriamo così tende a chiudersi, guardate, in questa maniera, vedete? Se invece lo giriamo così, tende a chiudersi verso il basso. Ecco, noi dobbiamo posizionarlo. Con la parte che tende a chiudersi verso il basso, quindi la prendiamo, vedete, guardate questa linea qui che si chiude in giù, e andiamo a prendere nell'airbox. Andiamo a inserirlo all'interno, anche perché poi faremo un'altra prova, così vi faccio vedere che non potete magari sbagliarvi. Se noi dovessimo girarlo al contrario, come lo sto mettendo adesso è sbagliato. Eh? Volevo vedere, ecco, non vi entra. Ok, ragazzi. Non sforzate perché non vi entra, può solo entrare così. Se vedete che non vi entra, sforzate lo rompete quindi la girate in questa maniera e dove va collocato? Attenzione, come vi dice qui in questa foto, va collocato. va collocato tra le guide che si trovano all'interno della airbox. Non all'interno di questo gradino, ma qui vedete? Avete una zona dedicata. Comunque poi, per capire se l'avete montato bene, basterà guardarlo di qua che non deve esserci alcun pazio tra la rete e questo pezzo. Guardate. Andiamo a montarlo, abbiamo detto con la parte che va in giù in questa maniera, così, non importa così e così, l'importante è metterlo diritto nel senso come vi ho spiegato prima, con l'inclinazione verso il basso. Ecco qui. Lo mettete, lo schiacciate giù, ma poi non vi dovete preoccupare perché se anche lui rientra, poi vi faccio vedere come fare per metterlo perfettamente bene. Comunque, vedete che sta già, ma dovesse anche chiudersi un po' qua. Non vi preoccupate perché prenderete questo. Vedete che si è chiuso adesso. Non vi preoccupate, vedete, prenderete questo e lo fate giocare così, destra, sinistra, destra, sinistra. Guardate. Qui è perfettamente aderente, 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 tutto aderente all'airbox in plastica ed è veramente bello. Ed è perfetto così. Vedete che, anche se avessero poi alla fine messo i tromboncini metallo, e chi li vedeva qua dentro? La sua figura la fai come mi piace veramente tanto. Andiamo adesso a chiudere con quattro viti NP. Ne mettiamo una e poi. Ci vediamo quando avrò terminato di mettere anche le altre tre. Vi consiglio di avere un cacciavite a croce a punta piccola perché le NP sono davvero piccole. Non schiacciate se la tira da solo. Non schiacciate il cacciavite che fate danno. Perfetto. Ne mettete una qui e una da quest'altra parte. Non subito, qui imparate a lavorare così, che vi troverete bene, le centrate subito. Va bene? E cosa volevo anche dirvi? Vedete che non creo il filetto perché, come ho detto all'inizio, la plastica è veramente morbida e va bene così. Ci vediamo dopo. E questo è il risultato di questo montaggio fino alla pagina numero 31. Guardate, è veramente bello. Mi piace, mi piace tanto. Allora, a questo punto prendiamo. Questo lo posizioniamo così, come in foto. Vedete che abbiamo le viti da questa parte? Questo è importante perché dobbiamo andare a inserire il condotto di sfiato su questi tre perni. Ma li abbiamo anche di qua. Molto probabilmente ce ne faranno poi mettere un altro, sicuramente anche da questa parte, però. Come ci dice qua in figura, le viti le dobbiamo avere sulla sinistra. Vedete? Se le giriamo così, non ce l'abbiamo. Come in foto, qua non abbiamo viti. Quindi lo giriamo così e andiamo a inserire questo. Prima di inserirlo, andiamo a mettere il tubo, come mostrato in questa figura. Lo inseriamo così. Perfetto, si calza bene e non si toglie. Mer meraviglioso. E andiamo a fare questo lavoro qui. Dovete inserirlo tutto allo stesso modo, se schiacciate prima da una parte fermatevi, toglietelo perché romperete sicuramente uno di questi due. Poi con le tre dita lo fate lavorare così piano. Ecco, questo è molto molto duro, io non rischio, questi entrano bene, questo no. Lo tolgo e lo allargo un po' col cacciavite piccolo, faccio questo lavoro qui. Vediamo un po' decisamente meglio. Ok, fate attenzione, eh? piano. Piano se fate questo lavoro qui all'inizio, vi si gira il dito. Spezzate i perni quindi, con calma, fatelo inserire bene: 1, 2, 3 e andate avanti. E poi schiacciate alla fine così. Ovviamente sarà inserito tutto quando avrete sorpassato, oltrepassato questa linea qui che è più sottile e poi diventa più grande, oltre alla quale non può certamente più essere inserito. Perfetto, giriamo la pagina, allora prendiamo il rinvio dell'acceleratore nel perno del mandrino. Quindi. Prendiamo questo, lo giriamo così come in figura, inseriamo questo a pressione. Qua fate sempre attenzione quando fate questo lavoro perché non è difficile che questo perno sia molto più grande di questo foro. Quindi andate sicuri, schiacciate e spezzate questo. Quindi andiamo a vedere un po'. E infatti il mio non entra. Non so il vostro. Ma io lo devo allargare un po', lo allargherò ovviamente nella parte che sarà più nascosta, cioè quella che inserirò. Ok? Lasciatelo libero questo, altrimenti lo rompete. Perfetto. Ecco, questo questo è entrato troppo, troppo giusto. Troppo giusto. E il rischio qual è? <ride> il rischio è quello che se ci battiamo qua lo spezziamo, quindi vediamo un po' se riesco mi procuro un cacciavite a taglio e lo rimuovo un attimo. Ecco qua. Voglio che abbia un minimo di gioco, altrimenti se lo urto lo rompo. Rompo questo. Non esagerate, altrimenti poi lui non starà fermo nella sua posizione. Così dovrebbe bastare. Ecco. così va bene attenzione a fare questo lavoro che vi ho fatto adesso perché se non siete un po pratici lo fate troppo largo poi lui vi esce eh? io l'ho fatto soltanto perché se lo urto non devo romperlo ma deve poter girare e muoversi una volta poi chiaramente che è fermo nel modello chi lo tocca eh? ok non è indispensabile fare questo mi raccomando a questo punto prendiamo il motore il motore chiedo scusa il blocco in questa maniera Inseriamo questi perni Ah, ecco vedete: no, no, <ride> questo è il rinvio dell'acceleratore e questo è l'aspirazione. Quindi va proprio messo soltanto da questa parte. Vi ricordate che vi ho detto prima? Forse di qua dovremmo mettere altro. Non è così. Fate attenzione a montare questo perché non è così semplice, dovete essere sicuri di non rompere i perni. Fate attenzione anche qui. Io mi creo l'invito ovviamente nella parte nascosta, cioè sotto. 1 punta, punta Piccola. Questo cacciavite l'ho preso come vi avevo anche fatto vedere per chi mi segue e guarda nella mia playlist nella prima uscita della Bugatti, e avevo detto a tutti, rivolgendomi appunto a tutti quelli che mi guardavano, Ragazzi andate a comprarlo. Io ne ho prese tre uscite. Con 50 centesimi ho preso tre cacciaviti così bellissimi. Ecco qua. A questo punto dovrebbe essere più semplice farlo entrare all'interno. Le dita sempre in corrispondenza del perno sotto. Non schiacciati i due laterali ma un po' alla volta. Piano piano ragazzi, non dovete avere pazienza, può rompersi anche a me, non dovete avere pazienza. Eh. <ride> Cosa ho detto? <ride> non dovete avere fretta, ok? <ride> non dovete avere pazienza, bellissimo. Ecco qua. Se sbagliate e pressate al centro, potete ordinare un altro pezzo perché lo rompete. Ovviamente, quando fate questo lavoro che schiacciate, ricordatevi sempre che dietro ci sono sempre pezzi di plastica. Se schiacciate forte, rischiate di non rompere qua, ma rompete di qua. Quindi concentratevi sempre su quello che state facendo. Quando tutto sarà inserito correttamente, quando i perni saranno a filo, e in questo caso questo è a filo del, dell'asta di rinvio, e questo no, e questo nemmeno, quindi vanno ancora pressati. Così, e infine questo. Ecco. Vedete? Sono tutti a filo. 1 2 3. Così è corretto. Questo ci dicono di prenderlo e girarlo così. Qua ci dicono di avvolgere il filo, ma io lo lascio in questo in questo caso lo lascerò libero così, poco importa. Adesso beh, a me piace Qualcuno mi ha chiesto Michele, ma sai se ci sono poi dei pezzi in metallo? Allora io ho letto che eh, la carrozzeria esterna sarà tutta in metallo, poi ci saranno sicuramente i, i pezzi sotto del motore in metallo, comunque state tranquilli che non sarà un modello che peserà 300 grammi, non vi preoccupate, mm? però apprezziamo la Livrea Alitalia, che purtroppo non è più un marchio italiano, lasciamo perdere. E, eh, o meglio, è un marchio italiano, ma non è più, non è più nostro. Eh? Lo sapevate ormai tutti. E però apprezziamo proprio la verniciatura. E un'altra cosa, la mascherina dove va montata, ma adesso vi faccio vedere nella seconda parte del video. Anzi, iniziamo subito, perché altrimenti mi ripeto due volte. Iniziamo subito con la seconda parte di questo video dove vi farò vedere fino a che punto siamo arrivati con il montaggio numero 8 di questa splendida auto del grande pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. E poi la terza parte sarà dedicata, ma c'è soltanto una pagina, alla storia, a parte della storia di questa splendida auto e marchio. Ci vediamo dopo. Ecco qua. Questo è dove siamo arrivati. E una panoramica di quello che abbiamo montato di questa splendida auto fino all'uscita numero 8 abbiamo il cerchio in metallo battistrada bellissimo le scritte ve le leggo io corsa 225 barra 595 R15 Pirelli P7, bellissimi. Cerchio in metallo con la valvola, l'interno qua è in plastica, peccato perché potevano anche farlo in metallo. Come vi ho detto, quando avviterete le viti facilmente vi si potrà staccare della vernice perché... Il primer non è stato dato in questa macchina soltanto in questi punti, non nella carrozzeria. State tranquilli. Non è stato dato in questo, però è nascosto. Pace, potete ritoccarlo con il colore che vi ho detto. Non mi fate domande nei commenti, andate a vedere i video perché è tutto, è tutto detto lì sopra, ragazzi. Eh. Dicevo: non mi fate domande in merito a cose che potete vedere da voi sui video. È ovvio che se li mandate avanti, veloci, non li vedete, eh? non potete vedere le informazioni. E poi dicevo, ecco, il primer può succedere che vi si stacchi del nero qua sotto, sotto la mascherina, sotto la mascherina all'interno, perché è stato verniciato sul verde e sul bianco. Non lo hanno seppiato prima, ma sono cose fatte in serie, poco male. Sì, io l'ho ritoccato con un pennarello nero indelebile, qua con il giallo che vi ho detto della Umbral, quindi non vi preoccupate, ma guardate che cos'è quest'auto. La verniciatura è impeccabile, impeccabile, in lamiera, in metallo. Questa verniciatura così non ve la fanno eh. su modelli in scala 1,8. Quanti problemi trovate anche sulla verniciatura? Mm, un po' di buccia d'arancia. Qua no, qua è perfetto. Guardate che lucentezza. Cercherò di mettere a fuoco un attimo. Guardate che meraviglia. Peccato per le frecce che non sono illuminabili. È davvero un peccato. Si illuminano ovviamente i fari primari. Il gruppo fari secondari il cavetto va assolutamente fatto entrare tutto dentro poi inseriremo lo spinotto nel suo spinotto dedicato per l'alimentazione abbiamo il coprifari guardate che poi sarà tenuto dagli elastici che ci hanno dato cosa vi devo dire non è bella è di più targhette in alluminio verniciato bellissima. Allora, poi abbiamo il volante, una sola cosa, vedete questo gancio qua. Questa coppiglia qui l'ho tolta e l'ho lasciata di qua per farvela vedere, vi conviene togliervela anche se ne avete una in più, toglietela e mettetela in un posto sicuro perché potrebbe perdersi, non dovrebbe uscire, ma potrebbe. Ed è un peccato se poi ne perdete due e non avete il ricambio. Questa è la parte sotto. Per quanto riguarda anche i dadi, c'è qualcuno di voi che li ha verniciati, cromati, sono sicuramente anche molto belli. Io in certi modelli ho visto che sono proprio gialli, quindi li lascerò così. Ognuno giustamente del suo modello fa quello che vuole. Guardate che meraviglia bellissima targa torino storica questo è quello che abbiamo appena montato e buon ragazzi adesso sposto tutto e ci vediamo con l'ultima parte ma pochissimi proprio minuti perché ci sono solo due fogli quindi poi i saluti e vi ringrazio delle vostre iscrizioni delle vostre visualizzazioni il canale piano piano sta crescendo solo grazie a voi grazie con tutto il mio cuore se avete piacere condividete i miei video nei gruppi dedicati così mi aiuterete a crescere ancora di più e ricordatevi che ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque di poter comprendere i contenuti verbali perché come sapete e ho già detto ma Desidero sottolinearlo, io non mi occupo del solo montaggio, cerco di aiutare le persone che hanno meno esperienza e che quindi decidono di intraprendere questa avventura di montaggio di tutti i modelli in sicurezza. E Michele è qui per questo. Ci vediamo dopo ragazzi. Eccoci qua in questa terza e ultima parte. Andiamo a vedere, sperando che il video non si interrompa perché ho poca memoria quindi se, ti, se si interrompe ragazzi vi chiedo scusa ma non farò una seconda parte non voglio annoiarvi poi invece di iscrivervi al mio canale vi cancellate e eh? non va bene attivate la campanella ragazzi se avete piacere perché così rimarrete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato abbiamo appena visto la seconda pagina di copertina dei servizi e numeri utili questo è il contenuto del fascicolo numero 8 queste sono le fasi che abbiamo visto del montaggio. Vado più veloce perché lo abbiamo appena visto questo. Però mi piace darvi una panoramica di tutto sperando di non essere il solo adesso a guardarlo. Ecco qua, questa è la leggenda e un po' di storia. Scusate, forse sono andato troppo veloce. E l'ultima pagina. Ecco qui. Bene ragazzi, Michele vi saluta, scusatemi eh, per i video che sono necessariamente più lunghi, lo dico sempre o abbastanza spesso, anche io riesco a fare video brevi se faccio il solo montaggio. I miei video possono piacere o non piacere, ma sono un'altra cosa, non sono assolutamente migliori degli altri, perché anche io guardo gli altri. E sono interessantissimi i loro video però io ho scelto di fare un'altra cosa io cerco di seguire, come ho già detto quelli che hanno meno esperienza e hanno paura di poter magari andare a montare un, monta un, un modello e decidono magari di non acquistarlo invece la mia speranza è che volendolo fare decidano proprio grazie al mio contributo di mettersi a montare in tranquillità i loro modelli. Grazie ragazzi grazie delle vostre Attenzioni del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Arrivederci al prossimo video. Ciao!